Allora, intanto con la partenza dell'anno scolastico parte il vero servizio integrato, quindi il trasporto scolastico a porte aperte che si integra con il trasporto urbano. Sono due servizi complementari che hanno visto un'organizzazione complessiva della nostra amministrazione che è rivolta sia alle scuole che all'intera cittadinanza. Già la partenza di questi primi 2 mesi e mezzo del trasporto urbano hanno dato risultati più che soddisfacenti. Non ho dati precisi sulle presenze, ma diciamo sì, un dato di massima è quello che il gestore aveva stampato un numero di biglietti che pensava potessero bastare per tutti i 6 mesi del 2017 e già sono in ristampa perché sono terminati, quindi questo la dice lunga su quella che è la risposta da parte dei cittadini. Sul trasporto scolastico abbiamo cercato di organizzare le cose al meglio per rispondere alle esigenze dei ragazzi e delle famiglie. Queste due cose devono integrarsi, fare in modo che ci sia anche una sovrapposizione nel servizio che viene offerto alla cittadinanza, ma credo che questo sia il vero valore aggiunto di questo nuovo tipo di servizio che viene offerto all'interno della nostra amministrazione. Noi siamo anche convinti che sia un buon modo per aiutare le fasce più deboli, quelli che hanno difficoltà a muoversi. C'è bisogno di promuoverlo maggiormente anche rispetto a quanto abbiamo fatto fino ad oggi, indicando in maniera precisa e puntuale gli orari di passaggio a ogni singola fermata, far sì che diventi davvero un patrimonio dei nostri cittadini e soprattutto delle fasce più anziane e quelle più deboli che hanno difficoltà a muoversi all'interno del contesto urbano. Questo può essere anche un modo per prevedere sviluppi futuri che oggi non voglio prefigurare, ma che spero siano davvero una possibilità a cui noi possiamo dare corso.